Sotto il ponte la Sagra Famiglia, tutto attorno con indosso abiti che richiamano quelli del XIII secolo, decine di figuranti. Così Pescia ha riproposto il presepe vivente nello stesso spirito in cui lo immaginò per la prima volta San Francesco a Greccio. L'evento, siamo alla 14ª edizione, rinviato a causa del maltempo nella prima uscita, la prossima e conclusiva sarà in occasione del giorno d'Epifania, ha avuto come tema di questa edizione la stella cometa, guida per gli uomini, soprattutto nei momenti di difficoltà. Al momento di apertura tantissime persone con al fianco autorità locali e regionali. E così, camminando lungo il fiume, in oltre 35 quadri, c'è stata la possibilità di compiere una sorta di viaggio nel tempo, tra cavalieri, contadini e lebbrosi, sino alla mangiatoia, per un momento di raccoglimento. Maria, Giuseppe, il bambino Gesù, la famiglia che il Figlio di Dio ha voluto far sua, e nella quale ha voluto essere accudito, custodito nell'amore, nutrito, cresciuto fino all'età adulta, e che diventa per tutti i cristiani, ma non solo per i cristiani, un modello appunto di amore, di accoglienza reciproca, di capacità di mettersi l'uno al servizio degli altri. I barchini che ci riportano alla dimensione del palude, della palude, del padule di Fucecchio, o coloro che hanno scene venendo da altri presepi che si rapportano qui in questo scenario naturale straordinario, e quindi si mettono insieme il civile e il religioso. Il significato profondo del presepe nei suoi valori cristiani, da cui il presepe è punto di partenza, la nascita del Cristo Redentore, ha quello che è invece un valore storico, civile, ma che unisce le comunità. Un presepe vivente che è davvero un punto di riferimento per tutta la Toscana.